Si fa sempre più cupo e incerto il futuro dei lavoratori della Betafens di Tortoreto, azienda che produce recinzioni metalliche passata da 155 dipendenti a 97 e che per la prima volta nella sua storia ha chiuso il 2022 con un bilancio in negativo. Ora si parla anche di 50 esuberi e il 70% in meno dell'integrazione. Per questo motivo i lavoratori e i rappresentanti sindacali hanno manifestato all'esterno dell'azienda e hanno consegnato alla proprietà il gruppo Presidia in modo simbolico un uovo di Pasqua e come sorpresa, delusione e preoccupazione. Sì, noi abbiamo convocato un'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori in funzione del fatto che il 6 di aprile ci sarà questo nuovo incontro in sede regionale per la proroga dell'ammortizzatore sociale. Attualmente noi abbiamo un contratto di solidarietà, che prevede un'integrazione salariale al 70% e un accordo sull'incentivazione all'esodo che è commisurato in 10 mensilità. Vi ricordo e ci ricordiamo bene come ci siamo arrivati, cioè i lavoratori in sciopero qui fuori hanno raggiunto un accordo che comunque al netto della condizione di non lavorare, che ovviamente è quella che è più complessa, hanno la possibilità di avere uno stipendio decente. Oggi invece siamo di fronte ad una chiusura da parte dell'azienda rispetto all'integrazione salariale, cioè l'azienda attualmente, la posizione dell'azienda è quella di dire sono disposta solo a dare un'incentivazione all'esodo. Ad impensierire anche il fatto che l'azienda sembrerebbe non avere ad oggi un adeguato piano industriale. Inoltre, secondo lavoratori e sindacati, la proprietà sta vendendo i macchinari dicendo che sono obsoleti, ma senza che arrivino i nuovi. Questo oltre a rinunciare importanti commesse che avrebbero garantito forti guadagni. No, il paradosso è che loro continuano a dire che un piano industriale c'è, che è quello che ci hanno presentato nel 2021, che a tutt'oggi non ha dato nessun frutto, perché ricordiamo che nel 2021 il piano industriale prevedeva che nel 2023 avremmo dovuto cominciare a vedere la luce sulla famosa Linus Boundary. Le scuse sono sempre le solite, il piano industriale c'è, ma purtroppo non è stato messo in atto fino in fondo perché comunque c'è la pandemia e c'è la guerra. Questa è una retorica, una barzelletta che sentiamo da tempo, che comunque le altre aziende limitrofe non hanno. Hanno di questi problemi, quindi l'unico problema è quello che ha la Presidiad. I lavoratori non molleranno, lo abbiamo dimostrato, lo stanno dimostrando, quindi se loro hanno intenzione di trovare un accordo noi siamo disponibili, altrimenti andremo avanti per la nostra strada e questa volta pretendiamo che Dino Cutrochi venga a metterci la faccia una volta per tutte. Non lo vediamo mai, non è mai venuto, ma continua a tessere le fila di questo disastro.